Oggi ci dedichiamo a una ricerca, ma una ricerca particolare, lo facciamo attraverso la compagnia di ricerca. Allora, prima di entrare nei dettagli vado subito a presentarvi i miei ospiti in studio. Inizio presentandovi Nadia Fabri, coordinatrice proprio della compagnia di ricerca che poi ci andrà a spiegare. Salve. grazie. benvenuta <coughs> dall'altro dall lato andiamo a presentare Marino Fantuzzi, che in questo caso è il presidente sempre della compagnia di ricerca e anche a lei il benvenuto. Salve. E allora rimango proprio su Di lei, le chiedo di raccontarci che cos'è la compagnia di ricerca. La compagnia di ricerca è un gruppo che fa ricerche appunto un po' strane, diciamo così, ricerche nell'invisibile, eventualmente cerca di dare spiegazioni a cose che succedono, dei fenomeni che succedono che spesso e volentieri, soprattutto ovunque. E in questo caso, come siete nati? Vado a chiederlo a Nadia, ovvero abbiamo capito insomma che poi entreremo ovviamente nel dettaglio di queste ricerche, ma come, come siete nati come compagnia? Quando è stato l'incontro? Allora, siamo nati innanzitutto perché condividiamo da sempre una grande passione, che è appunto la passione verso questo argomento, che è sicuramente un argomento affascinante. Ci siamo incontrati, in realtà Compagnia di Ricerca già esisteva, e io una sera ho partecipato a un evento di Compagnia di Ricerca e sono rimasta diciamo folgorata da tutto quello che è l'argomento, dalle ambientazioni che spesso sono castelli antichissimi quindi e poi niente piano piano ho iniziato a collaborare e vabbè, oggi siamo qua eh, e fra l'altro insieme adesso condividiamo mh, diciamo anche questa cosa è diventata di fatto un, un, un lavoro perché insomma come, come tu sai compagnia di ricerca oggi gestisce anche una splendida rocca manatesteana sulle colline eh, di Cattolica. Esatto, entriamo un po' nel dettaglio, non so se me lo vuole raccontare Nadio o Marino, insomma, di, questa, di questa gestione, come, come si esplica insomma, questa vostra attività all'interno della Rocca. Beh, diciamo, e quale rocca? Beh, la rocca? La Rocca di Montifiore Conca. E diciamo che l'inizio è stato un po' <ride> affascinante perché appunto è la Rocca che ci ha richiamato e, e andando in visita ancora dieci anni fa eh, abbiamo sentito che. C'era un'attrazione molto molto grande, soprattutto Nadia eh, ha avuto un richiamo diciamo abbastanza grande, abbastanza forte e da lì poi sono partite quelle che sono state le nostre eh, ricerche che continuano ancora oggi dopo 9 anni, 8-9 anni e con dei risultati veramente molto molto grandi, molto belli. Entriamo noi... un po' nel dettaglio, raccontateci che no. tipo di risultati, che tipo di ricerche avete fatto? Beh, ricerche a 360 gradi, quindi con tutte le nostre attrezzature che abbiamo, macchine fotografiche, telecamere, strumenti che servono appunto per i levamenti, soprattutto i campi elettromagnetici, di temperatura tant e tant'altro. Le ricerche sono, sono cresciute piano piano, quindi è iniziato da sentire qualche voce fino poi ad essere veramente qualcosa che è tangibile, tipo spostamenti di cose o ma anche proprio vere e proprie frasi che ci hanno portato a, a cambiare anche un po' quello che era la storia di questi personaggi che magari Nadia vi racconterà molto più nel dettaglio Sì anche perché eh, poco prima di iniziare insomma a parlare insieme per il nostro pubblico vi dicevo che io normalmente sono una persona abbastanza molto concreta e tendo a credere relativamente insomma però la curiosità credo che accompagna me, accompagna molti altri. Allora, Nadia, raccontaci, come diceva prima Marino, che quando sei arrivata in questa rocca è avvertito che cosa si avverte. <ride> Domanda da 100 milioni di dollari. Beh, in realtà allora io e Marina siamo due persone sensibili, mm, abbiamo sensibilità che, che poi in realtà tutte le persone hanno, eh, che diciamo durante il percorso della vita uno decide di svilupparle o decide di, metter, di accantonarle per varie motivazioni. Quindi questa sensibilità, mm, diciamo, mi ha portato a, a sentirmi a casa. Cioè io sono arrivata in quel luogo e di quel luogo conoscevo tante cose, ma in realtà io quel luogo non, non l'avevo mai visitato, mai visto. E, e quindi questa, questa, diciamo, questa familiarità che ho avuto da subito con questo luogo poi mi ha portato a farmi delle domande ovviamente perché come dici tu è giusto la concretezza noi siamo diciamo sempre siamo i primi ad essere poi scettici quindi cerchiamo eh, di rimanere con i piedi per terra e quindi comincio a farti delle domande ma sarà la mia fantasia ma sarà la mia testa che va ma io di quel posto non conoscevo niente non conoscevo storie non conoscevo per cui a queste domande poi piano piano nel tempo mh, con le ricerche abbiamo cercato di dare delle risposte. Ovviamente non è sempre facile, magari poter avere tutte le risposte no? eh, è un argomento questo che a cioè rimane comunque affascinante, non, non, magari potessimo scoprire tutto. Eh, però diciamo che io ho fatto un incontro particolare eh, con una fanciulla con una fanciulla che viveva nella rocca nel medioevo e questa si è subito palesata in qualche modo eh, ho sempre pensato che fosse un discorso da donna a donna no? una storia che lei voleva raccontare ad un'altra donna e in qualche modo attraverso un'altra donna eh, voleva una sorta di riscatto, una sorta di, di riabilitazione e, e questo, questo, è, costa... questo racconto è anche il racconto che è confluito in un libro proprio che ci certo. hai scritto e che noi abbiamo insomma ho qui tra le mani la fanciulla e il cavaliere una storia dimenticata nella Romagna del XIV secolo dove appunto racconti la storia che ci stai raccontando assolutamente sì perché Costanza Malatesta che è la protagonista di questa storia questa è una storia realmente accaduta ci sono documenti c'è cioè una novella che racconta di questa storia lei è stata uccisa nel 1378, quindi andiamo molto indietro nel tempo. E' mh, è fondamentalmente protagonista di una, di una storia come ce ne sono oggi ancora, cioè di fatto è, un, è stato un femminicidio, femminicidio avvenuto per motivi patrimoniali, però questo femminicidio poi è stato, mh, come si dice, cioè chi ha compiuto questo omicidio si è nascosto dietro a una scusa, quindi la scusa che Costanza fosse... Una poco di buono, che avesse relazioni durante la vedovanza quindi sconvenienti, si parla in particolare di questo duca tedesco di Ormanno che lei tanto amava, e quindi, per questa cosa, lo zio dice: Ma insomma, questo è un comportamento intollerabile. Una vedova che, ha, che si intrattiene in queste relazioni amorose, poi lui dice: 'Beh, il duca non è il solo', quindi, e quindi dice: 'Io devo punirla'. insomma E di fatto, poi lo zio deciderà di ucciderla eh, assoldando un sicario che è un forlivese e che però ucciderà entrambi quindi questa è una storia di fatto tragica eh, però oggi studiandola approfondendola, eh, perché questa è una storia che è stata volutamente insabbiata, volutamente nascosta, rimaneva comunque un fattaccio per sconveniente per la famiglia una cosa di cui era meglio non parlare eh, quando l'abbiamo riscoperta e riapprofondita abbiamo Capito eh, che il movente di questo omicidio invece è un movente di natura prettamente economica e quindi ci sono voluti 644 anni per diciamo, parlare di nuovo di, di, di questa fanciulla uccisa a 25 anni e di fatto dimenticata. Insomma. Perché la vostra indagine, lo possiamo dire, è tramite questa testimonianza, è anche un'indagine storica, insomma. In sostanza voi, oltre a gestire la struttura, offrite anche l'opportunità di conoscerne la storia, anche attraverso visite guidate. Sì, sì, certo, assolutamente, è molto importante. Infatti il nostro metodo di ricerca eh, mh, si distacca un po' da quello che è, quello che si vede solitamente in giro. E si basa solo sul rispetto, sull'educazione, quindi sei a casa loro in un modo o nell'altro devi tenere molto in considerazione questa cosa, ma appunto ehm, noi non, non ci documentiamo mai a livello storico che cosa è successo per non farci influenzare nelle ricerche. E constatiamo spesso che quando abbiamo dei risultati, poi li andiamo a ricercare nella storia, si incrociano molto, ci sono molte, molte cose che si, si sovrappongono. E questo ci ha permesso, come diceva prima Nadia, appunto di... Di trovare, di scoprire, di sentire, di percepire delle cose che poi, dopo, con le nostre ricerche, soprattutto di aria, abbiamo approfondito e ritrovato. È stato veramente molto interessante. C'è anche da dire che non è stato così semplice sempre, eh, perché, così come c'erano queste energie positive, c'erano anche energie negative che non volevano che questa storia tornasse fuori, doveva restare come era prima. E abbiamo avuto il nostro da fare. Abbiamo, sono nove anni di ricerche che portiamo avanti, quindi è un discorso molto delicato e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da scoprire e stiamo continuando a scoprire delle cose molto importanti e che presto vediamo, vedremo i risultati che ci daranno. Quindi un lavoro che non, non si esaurisce mai no. insomma, dentro di queste strutture. Anche perché stando lì praticamente giorno e notte si ha contatto diretto con la rocca e è molto più facile percepire tante cose perché hai modo di lavorare sul campo senza disturbi, senza niente, con continuità ed è veramente un, una gran, bella esperienza. Un'esperienza che a volte un po' vi spaventa o soltanto crea curiosità, nel senso ci diceva positività, negatività, a volte questa negatività può anche spaventare oppure andandoci in maniera misurata comunque non spaventa. Esatto, guarda, il segreto è, come diceva Marino, il rispetto. Quindi noi ci approcciamo a queste cose in pratica, diciamo sempre, insomma, chiedendo permesso. Quindi da, dal, dal momento in cui questo permesso ti viene accordato, ovviamente stando... Nel, nel tracciato che loro poi ti, 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 ti fanno vedere, no? Insomma senza. Perché altrimenti, se esci subito ti, 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 ti redarguiscono. Eh, però di fatto è importantissimo, quindi, non andare. Ecco, noi siamo un gruppo, anche facciamo mh, tante serate aperte al pubblico proprio per cercare di spiegare queste cose. La una delle prime cose che diciamo è che noi non facciamo evocazioni, ecco, quindi, noi non è che ci mettiamo lì e facciamo sedute spiritiche, uh, queste cose non si fanno, lo diciamo sempre. Eh, sono cose che possono essere pericolose, quindi, sempre da evitare. Eh, quello che facciamo noi è fondamentalmente metterci all'ascolto, la Rocca è un luogo come tante Rocche perché ovviamente hanno, hanno un vissuto, un trascorso molto grande, quindi la Rocca è un luogo che comunica, eh, noi siamo fondamentalmente delle antenne e in, in questo modo qui diciamo che abbiamo, abbiamo sempre ottenuto cose Belle insomma, io ho sempre avuto riscontri belli. Eh, Ci è capitato però di avere a che fare con le energie negative, eh, che però ovviamente non abbiamo sfidato, nel senso basta evitare a un certo se punto. Gli, se gli togli la loro forza, cioè che non, non cerchi lo scontro esatto. in un modo o nell'altro, poi dopo si arrendono. No? Riesci un pochino a gestirle e a far sì che non ti diano fastidio. E quindi chi fa parte della compagnia di ricerca che inclinazioni deve avere? Allora, una parte abbiamo detto un po' più strumentale, bisogna essere anche un po' psicologi, nel senso pensare un po' alla psicologia che potrebbero avere, insomma, che, che tipo di formazione o inclinazione bisogna avere? Oltre a quello che ci diceva prima, insomma, di essere un pochino predisposti Beh, e il, il sapere punto. ascoltare. Diciamo che la formazione parte tutto da una predisposizione che tu hai già all'origine, quindi eh, diciamo che abbiamo di sensitivi anche all'interno, eh, tipo io che ci aiutano molto nel ridurre un po' il campo di azione hai no? la percezione di sentire qualcosa in un determinato angolo quindi um, prepari le attrezzature in quell'angolo lì e vai ovviamente a tentativi perché non è così semplice come sembra cioè a volte passiamo delle giornate e le hanno notate intere senza avere nessun tipo di risultato però diciamo che la, la percezione la sensibilità che poi abbiamo tutti eh, siamo tutti con delle sensibilità particolari ci aiuta molto poi la formazione viene di conseguenza poi con l'esperienza e poi un po' anche con chi hai a che fare perché non tutte le energie come dicevamo prima sono uguali quindi devi avere quel tatto di saper riconoscere un po' con chi hai a che fare e, e adattarti molto a, come diceva prima Nadia una volta che gli stai ad ascoltare è molto più facile poi dopo dialogare con loro quindi la formazione è soprattutto sul campo e lì per lì è immediata, devi te ne accorgi o ti muovi in base all'istante in cui stai vivendo questa emozione. Però in, diciamo, scusate se interrompo, diciamo che comunque l'associazione è formata, ci sono diverse, diciamo, di, diverse mh, eh, diciamo persone che sì, si... ognuno, cioè, ognuno si occupa di, una, di un settore, nel senso c'è la parte tecnica come dicevi c'è la parte di ricerca nostra, c'è la parte anche storica noi nell'associazione abbiamo due storici fra l'altro uno è uno storico un medievista di fama internazionale che è un faentino che è il professor Vitali e, e quindi poi per queste cose cioè quando la ricerca sul paranormale diciamo, scaturisce nella ricerca storica abbiamo ovviamente bisogno anche di, di chi ci indirizza, di chi ci magari anche che ci che, sostiene quelle che sono le nostre ipotesi, perché poi si fanno delle ipotesi ovviamente, quindi questo è, insomma, siamo organizzati un po' in questo modo. Anche perché io ho avuto, come dicevo, occasione di conoscervi proprio durante una visita guidata all'interno del castello quindi voi, della Rocca, quindi voi date delle informazioni anche storiche, perché appunto ricordo insomma Nadia vestita... Come? Raccontaci un attimo, perché come viene effettuata la vostra vista guidata all'interno? Beh, eh, diciamo che io spesso indosso l'abito storico, è importante per noi um, la ricostruzione, ecco noi ci occupiamo anche di ricostruzione storica, quindi da quella che è proprio la storia raccontata alla ricostruzione come per degli ambienti. Nella Rocca ci sono allestimenti che abbiamo ricostruito eh, con oggetti di uso eh, in uso nella vita quotidiana che abbiamo ricostruito in base ovviamente all'iconografia, eccetera, eccetera. Quindi io indossando l'abito storico eh, in qualche modo alla gente piace molto perché poi ci sono tante cose che posso spiegare mostrandole direttamente, no? Per come ci si vestiva, per come si andava e quindi eh, è importante questa cosa. È importante perché poi fa entrare i visitatori eh, meglio dentro alla storia di quel, di quel luogo. E io poi noi abbiamo diversi abiti, quello con cui tu mi hai visto è un abito sì, trecentesco, è un abito poi che viene dal, da, di fattura del nord Italia. Eh, però insomma è, è un po' molto interessante tutta la parte che riguarda l'abbigliamento, la moda nel Medioevo, è incredibile anche perché si pensa che il Medioevo fosse un'epoca e tutti la descrivono come un'epoca buia, mm. in realtà è tutt'altro, il Medioevo è affascinante, sono mille anni come dicono gli storici di rinascite continue, eh, di rinascimenti continui, per cui quando ti addentri in, questi, in queste cose poi ti viene anche proprio voglia di, di poterle Vivere no? in prima persona e quindi la vostra è una passione che trasuda dalle vostre parole, allora stavo pensando ma si riesce poi ad abbandonare questa ricerca durante gli altri momenti della giornata oppure c'è sempre un po' questo spirito di indagine o comunque di, <ride> eh. di verifica anche durante la giornata normale che tutti viviamo? insomma? No, non lo puoi abbandonare durante la giornata perché queste energie sono talmente forti che ci seguono sempre, quindi anche quando non vogliamo pensare o non siamo in, in indagine, meno male li sentiamo che ci sono attorno. E, poco tanto ci lasciano sempre un segno che sono sempre lì con noi. Quindi diciamo che il legame che abbiamo con questa rocca e con questi personaggi della rocca è veramente del quotidiano sempre. Ce li portiamo anche a casa, li sentiamo anche a casa. Esatto, pensavo anche questo, ad esempio, insomma, quando voi visitate una struttura nuova, qualcosa sempre comunque attira la vostra attenzione. È successo anche che abbiamo lavorato in un'altra rocca, nel Bolognese, e, e durante l'indagine tornata a Costanza e ha voluto lasciarci un messaggio anche se eravamo fuori territorio, fuori rock, fuori tutto per mostrarci appunto che era lì con noi anche durante quel tipo di indagini in un altro castello, quindi è un rapporto molto, molto, molto bello, molto grande che abbiamo con questi personaggi. C'è un aneddoto che io e lui ogni tanto ci, ci diciamo ridendo, perché quando andammo alla Rocca di Montefiore, le prime volte, i primi contatti che abbiamo iniziato ad avere, quindi all'inizio della ricerca, queste energie a un certo punto ci dissero che quella sarebbe diventata la nostra casa io e Marino non avevamo molto chiaro no? dicevamo ma chissà che cosa perché non è neanche sem sempre semplice tradurre quello che ti, ri ti riportano che ti... e quindi dicevamo ma chissà che cosa avranno voluto dire in realtà all'inizio noi collaboravamo con quella Rocca quindi andavamo a fare degli eventi qualche volta l'anno quindi non avevamo nulla a che vedere ancora con la gestione e quando dico sempre oggi mi trovo eh, a passare l'aspirapolvere in quei saloni immensi o a pulire i vetri con lui, con Marino dico, Marino, ecco, adesso ho capito che cosa intendevano. In questa, <ride> questa è in effetti passiamo più tempo d'estate soprattutto, insomma, più tempo lì che a casa. E quando è visitabile insomma, quando è possibile entrare negli ambienti della rocca insieme alle vostre visite, alle vostre guide? Allora, adesso nel periodo invernale eh, ci siamo un po' diciamo fermati anche perché insomma, fa freddo e la rocca non è riscaldata, quindi siamo aperti la do eh, domenica e eh, nei festivi. Poi ovviamente, quando la stagione riprenderà, quindi a primavera, inizieremo di nuovo a riaprire per tutto il weekend fino ad arrivare a giugno, quando apriremo tutti i giorni, insomma, tranne il lunedì. Quindi fino alla fine di settembre, dopo mh, ci siamo sempre eh, tranne il lunedì. Quando voi raccontate le vostre esperienze, immagino che ci sia curiosità? Vedete anche dello scetticismo? Qualcuno che vi guarda un po' come degli extraterrestri? Oppure c'è spesso soltanto curiosità di, di capire? Ma guarda, quando parliamo di queste cose, o oh, le persone che vengono al castello, si addentrano in questo discorso, succedono due cose eh, strane. Uno, che non riusciamo a mandarli più via, <ride> rimangono lì, ci fanno. addirittura, ci, metti che vengono la mattina vanno a pranzare e poi ce le ritroviamo al pomeriggio perché vogliono continuare ad approfondire e quindi questo è molto bello perché ti accorgi che mh, avete trasmesso il vostro trasmesso. messaggio insomma, in questo caso per quanto riguarda lo scettico io sinceramente non ho mai conosciuto uno che mi portasse il suo scetticismo fino in fondo sono convinto eh, da, dagli anni che abbiamo di esperienza che lo scettico è quello che non vuol credere perché ha paura ma che fondamentalmente perché ha paura perché gli è successo sicuramente qualcosa e avendo appunto avuto paura ha voluto dare una barriera una ba sì, anche un discorso scientifico è successo questo perché eh, ma non pensare che può essere qualcosa avvenuto nel, nelle pieghe dell'aria come diciamo e quindi uno scettico vero e proprio io non l'ho mai conosciuto poi ci sono quelli che dicono no 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 assolutamente 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 ma perché vedi che vogliono proprio rompere il discorso e hanno paura in maniera proprio eccessiva, quindi in quel caso lì ti fermi. Ma diciamo che abbiamo molti, molte persone che sono molto, infatti gli eventi che facciamo sul paranormale tutti i mesi sono, sono tutti sempre esauriti, perché chi è curioso o chi ha avuto invece esperienza ma non sa con chi parlarne, e diciamo che sono tante, quindi quella sera lì, quell'evento che facciamo e loro si sentono liberi di poter parlare con dei pazzi <ride> che lo st li stanno ad ascoltare e li possono capire. Tra le belle tante rocche, castelli che abbiamo nella nostra regione, sappiamo essere veramente tanti, numerosi, ce n'è uno magari in particolare che non si può ma che quello invece sarebbe proprio al centro della vostra curiosità o ce n'è che state esplorando che è insomma... Allora, in Romagna diciamo che ce li siamo girati e studiati praticamente tutti. Eh, vabbè, Montefiore noi ce l'abbiamo nel cuore per ovvi motivi. È la vostra casa. È la nostra casa, stiamo esatto. Stiamo. E, ultimamente, quindi, la nostra ultima ricerca ha interessato un altro castello molto bello e molto interessante che è la Rocca di Dozza Imolese. Eh, dove abbiamo appunto fatto questa ricerca l'inverno scorso, eh, beh, quello devo dire che sì, è vero, da fuori diceva già tanto, ma quando è stato il momento eh, di attaccare gli strumenti o di, eh, o di immergersi proprio nell'atmosfera nella, nell della rocca, abbiamo av avuto dei riscontri, abbiamo avuto tanto, insomma. Quindi è un castello splendido con una storia splendida, anzi, eh, noi poi siamo. I primi, cioè a noi piace poi promuovere, andate a vedere questi castelli, visitate questi castelli perché è attraverso il pubblico che arriva e che paga un biglietto che questi castelli riescono a stare in piedi e a essere mantenuti. Quindi questa è una cosa importante che noi vogliamo dire. C'è tantissimo lavoro dietro a, per mantenere quindi una struttura e per tenere aperto una struttura di, questo, di, 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 di quei livelli. Quindi ecco visitate i castelli in Romagna, sono uno più bello dell'altro con delle storie bellissime insomma eh, per cui meritano tutti anche quelli meno conosciuti insomma quelli magari anche meno quelli meno conosciuti di fatto montefiore sì. era uno di quelli meno conosciuti quindi ci stiamo lavorando perché invece riemerga un po' Cioè, certo. dire poi che non abbiamo ancora parlato che noi abbiamo anche dei risultati quindi abbiamo infatti la stava diventando la minima <ride> cioè tra... perché ci stiamo avviando purtroppo alla conclusione quindi che cosa vi ha Lasciato di più, qual è stata la cosa che vi ha proprio stupito maggiormente Beh, tra noi i vostri abbiamo, risultati? Abbiamo delle fotografie dove anche da parte di professionisti sono inspiegabili. Quindi fra, le foto, fra fotografie, fra tanti audio, parole o frasi addirittura intere e video, cioè abbiamo veramente tanto materiale nei vari castelli, come diceva Nadia, che abbiamo lavorato e collaborato in Italia, dove... Si vede che c'è un qualcosa, si, si sente delle voci veramente che molto belle e chiare, quindi abbiamo dei risultati diciamo, notevoli. È vero, che, è vero che noi siamo diciamo, abbastanza abituati a determinate cose, certe cose, però è anche vero che ogni volta eh, si rimane meravigliati. Quindi quello che, 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 che ti arriva, cioè che ti nasce, è veramente un sentimento di di stupore, di meraviglia, perché, perché sì, perché ti accorgi che intorno c'è tanto e c'è tanto che non si vede, ma, ma c'è, insomma. Ci accorgiamo che se noi facciamo qualcosa per loro, inevitabilmente poi dopo loro fanno qualcosa per noi. Cioè ci lasciano un, un messaggio, ci lasciano un'immagine, tornando scorse di fotografie, quindi è sempre un dare e un avere, come abbiamo sempre parlato all'inizio della trasmissione. Quando c'è rispetto, c'è educazione, quindi c'è sia. Da parte di, di entrambi eh, la volontà di, di aiutarci. Di sì, perfetto. E con questo scambio abbiamo esaurito il nostro tempo. Il messaggio è il migliore che possiamo dare, insomma, per chi crede, per chi non crede, per chi vuole conoscere. Noi abbiamo dato qualche strumento di ricerca attraverso la compagnia di ricerca. Vi ringrazio per queste, questi racconti tempo, e poi ci rivedremo nuovamente per parlare di qualche altra nuova struttura. Vi ringraziamo anche il nostro pubblico e arrivederci alla prossima.